Carissimi amici e amiche, benvenuti a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi, il peccato originale, l'origine di ogni male che, come ricordo, è bene ricordare sempre all'inizio di ogni puntata, approfondisce, una nuova, ma neanche troppo, come si vede in questo ciclo, antica ipotesi teologica che è stata approfondita da Rodolfo Barontini nel suo studio che si intitola La dimensione sessuale dopo il peccato originale. Questa è la quarta puntata. Come sempre faccio un breve riassunto, almeno della precedente, così ci collochiamo. Stiamo vedendo, gli scritti dei padri della Chiesa della Scuola di Alessandria, come si situano su questo tema. E la volta scorsa abbiamo visto, in particolare San Clemente Alessandrino e Origene. San Clemente Alessandrino, affermava sostanzialmente che il peccato originale è consistito nell'anticipare, prima del tempo voluto da Dio, l'unione sessuale, che comunque, secondo lui, sarebbe stata da Dio disposta proprio attraverso la natura, attraverso la creazione maschio e femmina, e quindi si sarebbe dovuta compiere. Ma okay, non spiega bene perché. Il problema fu che fu fatta prima avvenne prima del tempo stabilito da Dio. Origene, dal canto suo, nota una costante di tanti autori che Adamo ed Eva si uniscono dopo il peccato originale. Dopo il peccato originale nascono Caino e Abele. Quindi, approfondisce Origene, in maniera molto molto forte la tematica del fatto che l'unione sessuale generi un corpo di peccato, come l'abbiamo visto chiamare, terminologia paolina, una carne di peccato. E in questo, per esempio, si individua una delle motivazioni per cui Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo, perché se non lo fosse stato, lui è venuto in una carne simile a quella del peccato, ma non in una carne di peccato. E similmente perché la Madonna non fosse contaminata da una carne di peccato, questo l'ho aggiunto io, però si capisce dal contesto, ci ha voluto un miracolo dell'Onnipotente per preservarla dalla colpa d'origine, cioè per impedire che questo contagio avvenisse. Stasera, se ce la facciamo, concludiamo gli autori della Scuola di Alessandria che ci attendono. Uno scritto che sarebbe da ascoltare in ginocchio, non tanto per il contenuto dello scritto, insomma, anche se non è del tutto irrisorio, ma per la grandezza dell'autore che è Atanasio, Sant'Atanasio, detto il Grande. Poi vedremo Metodio di Olimpo ed infine Didimo il Cieco. Se dovessimo fare presto, introdurremo anche l'altra grandissima scuola patristica antica che ha anche quella sfornato fior di autori e grandissimi dottori, che è la scuola di Antiochia. Ecco, era l'alter ego in un certo senso e anche un po' la rivale, anche come impostazione teologica di quella di Alessandria, no? Diciamo che in queste scuole si riproduce, penso che non vorrei adesso elevare troppo il discorso, no? Il pensiero occidentale e anche quindi il pensiero teologico è stato da sempre e lo è tuttora anche se in maniera differente, diviso tra due grandi filoni. Ecco, un filone, diciamo così, di ispirazione platonica e una di ispirazione aristotelica. Chiaramente la scuola di Alessandria è di ispirazione platonica, la scuola di Antiochia è di ispirazione, tra virgolette, molto in senso ampio, aristotelica. Quella platonica è un po' più spiritualistica verticale, quella aristotelica è un po' più orizzontalistica e anche un po' terra-terra, concreta, materiale, no? La variante cattolica di questo duplice orizzonte, diciamo così, platonico-aristotelico, si ha in campo cattolico, soprattutto con l'agostinismo e il tomismo, no? Quindi il filone di Sant'Agostino che segue la prospettiva platonica è quello invece di San Tommaso che è stato il più grande, diciamo così, tra l'altro
riadattatore, se si può usare questo termine, dell'aristotelismo in chiave cattolica, no? In chiave cristiana. Bene, fatte queste premesse, andiamo subito a vedere i nostri autori e a leggere i testi, se Dio vuole, a commentarli. Il primo è il grande Sant'Atanasio di Alessandria, appunto, nato da Alessandria d'Egitto, quindi proprio a casa nostra, dove ci stiamo muovendo. Nacque nel 295, morì circa nel 373. Sant'Atanasio fu praticamente il fautore, del Concilio di Nicea, stremo difensore della vera divinità di Cristo e del dogma trinitario, quindi grandissimo combattente, contro gli ariani. Gliene dissero di tutti i colori, tra cui che era superbo, che era robe di questo genere, insomma, perché l'arianesimo, penso che molti sappiano, fu una vera e propria piaga sociale che coinvolse un numero non esiguo anche di vescovi nei suoi errori. E grazie all'opera di Sant'Atanasio, grazie, mi si passi il termine, alla resistenza, ecco, dei fedeli cattolici, questa eresia fu sgominata, ma anche dopo il Concilio di Nicea, nonostante la messa nero su bianco, no, di quel grande passaggio, no, che in greco è homo ousios, noi lo diciamo nel credo generato, non creato, attenzione, della stessa sostanza del Padre. In greco è homo ousios. Dire che è della stessa sostanza vuol dire affermare l'uguaglianza del figlio rispetto al padre, la differenza, insomma, della terminologia utilizzata dagli ariani, che negavano quest'uguaglianza del figlio nei confronti del padre, affermando una generica somiglianza e quindi di fatto abbassando il verbo ad una sorta di platonico demiurgo, quindi inferiore, e c'era la famosa filastrocca ariana, che in greco è en ote uken pote, cioè c'era quando non c'era. C'era il padre quando non c'era il figlio. Ma noi sappiamo dalla teologia cattolica, questo mi raccomando, che la generazione del figlio è eterna, perché se ci fosse stato, capite? Cioè, ciò che non è eterno non è Dio, semplicemente. Cioè, se la Trinità non fosse da sempre e per sempre e contestualmente, secondo il nostro modo di parlare, quella che è, quindi se poniamo il papà, l'esempio, come diceva Ario, c'è stato un momento in cui il padre era da solo e poi ha prodotto questo figlio. Il figlio è chiaro che non sarebbe Dio, perché per essere Dio deve avere tutti gli attributi di Dio. E qui facciamo plin plon al Catechismo di San Pio X, la puntata che abbiamo già fatto, sta già online, dove appunto si parla degli attributi divini. I quattro, tra i quattro attributi costitutivi c'è l'eternità. Quindi ciò che non è eterno non è Dio. Non è. Quindi Sant'Atanasio, tanto per contestualizzare, fu iper impegnato su questa battaglia e quindi non ha tanto approfondito il nostro tema. Però c'è un brano dal commento al Salmo 50, versetto 7, che parla di questo tema. Attenzione, questo brano non è pubblicato in lingua italiana, si trova soltanto sulla patrologia greca, per gli addetti ai lavori, il Migne, al volume 26, colonna 1321a, e qui l'autore è uno dei testi che ha tradotto di mano propria, quindi per questo che ho detto che questo, chi ha fatto questo lavoro ha fatto un lavoro titanico, impressionante. Non solo di andare a reperire le fonti, ma alcune fonti se le ha dovute tradurre dalla lingua originale, insomma, il greco che usano certi padri della Chiesa, insomma, non è proprio, sì, non è, tu, non è, so, Tucidide, però. Insomma, non è proprio il greco, che posso dire, di Esopo, no? Insomma, è un pochino complesso. Vabbè. Comunque,
Leggiamo questo brano direttamente, poi vedremo il commento, perché è un pochino enigmatico. Allora, è il commento al Salmo 50, versetto 7, famoso versetto 7, no? Che nel peccato mi ha concepito mia madre. Così anche in principio, se quelli di Adamo ed Eva, obbedendo ai suoi di Dio comandi, avessero dominato sull'albero del piacere, non sarebbe mancato il modo attraverso il quale il genere umano si sarebbe accresciuto. E in che modo, dicono, così tante miriadi di uomo sarebbero state generate? E io di nuovo ti chiedo, poiché questa paura che ti agita fortemente persiste, in che modo Adamo e in che modo Eva sono venuti all'esistenza senza l'intervento del matrimonio? Allora, qualcuno, contestualizziamo subito, no? Dice, ma se non ci fosse stata l'unione sessuale, come fai a moltiplicare il genere umano? Punto interrogativo. E qui Sant'Atanasio dice, sì, e Adamo ed Eva come hanno fatto a comparire sulla terra? Punto interrogativo. Allora, è chiaro che come nota l'autore, da questo brano sicuramente si può affermare che Sant'Atanasio pensava che l'attuale modalità di generare, quindi quella legata, come lui afferma, al piacere, è, come si dice tecnicamente, post-lapsaria, cioè dopo il peccato originale. Quindi prima no, perché lui stesso dice che i progenitori non hanno saputo dominare sull'albero del piacere. Ora, quest'albero del piacere è un'espressione appunto un po' enigmatica, come nota l'autore. Che cosa può essere? Leggo quello che scrive l'autore, anzitutto, cito: mio parere si potrebbe ipotizzare che egli voglia assimilare il gustare del frutto proibito con il piacere connesso all'unione sessuale. Ma non è possibile affermarlo con certezza. Cosa vuol dire dominare? Se avessero dominato sull'albero del piacere. Era il gustare il piacere il contenuto del peccato originale? Cioè, è consistito proprio in questo? Allora, è chiaro che dal testo non lo si può affermare con certezza, certamente non lo si può neanche negare. Come dire, con troppa frettolosità. Non ha specificato, però, dominare sul piacere, che significa? Può darsi anche, dice l'autore stesso, che questa espressione, dominare sul piacere, sia un modo con cui lui voglia dire che la trasgressione al comando divino ha distolto i progenitori dai piaceri spirituali, facendoli precipitare nella ricerca di quelli sensibili. Quello che però dice Sant'Atanasio, di chiaro, è che se Adamo ed Eva non avessero gustato dell'albero del piacere, e non fosse così iniziata la procreazione attraverso l'unione fisica, non sarebbe mancato il modo per l'accrescimento del genere umano. Allora, questo sarà una costante. Non sarebbe mancato il modo. Vedremo, cosa dice del resto Gesù nel Vangelo, no? Dice, voi pensate quando si scaglia, non Gesù, scusate, San Giovanni Battista, nel Vangelo, quando come dire, gli scribi e farisei si andavano a far battezzare, che subito con il suo parlare un pochino veemente, dice, brutte razza di vipere, dice, fate opere degne della conversione e non cominciate a dire abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Non dobbiamo dimenticarlo mai, cioè che ci siano delle cose
è che ci siano anche delle cose, come dire, che noi conosciamo come ordinarie, stabili, rette da legge, eccetera, eccetera. Questo non significa che Dio non potrebbe derogarne. Perché chi ha fatto una legge può anche abrogarla. Allora, con Sant'Atanasio compare questa cosa. Il primo autore a ipotizzare una misteriosa forma di generazione senza il matrimonio. Prima cosa. Seconda cosa, l'attuale modo di generare non faceva parte dell'originario piano divino per l'umanità. Questo non è il primo a dirlo. Il primo, il contributo originale che dà è problemi a crederlo? Dio avrebbe potuto tranquillamente mandare avanti il genere umano in un altro modo. Come non lo possiamo sapere, che lo possiamo affermare però. Bene, passiamo a Metodio di Olimpia. Oh, lui non è nato ad Alessandria, lui è nato in Asia Minore, intorno alla metà del III secolo, e divenne vescovo di Olimpo e di Filippi. San Metodio di Olimpo, quindi non semplicemente io amo sempre anteporre il San, anche se negli attuali scritti teologici non va molto di moda, no? Però a mio avviso è sempre meglio anteporre il San, perché è vero che l'intelligenza e avere una grande testa non dipende, come dire, potrebbe essere compatibile anche con una grandissima, anche con una non santità, ecco perché. La testa che funziona ce la può avere chiunque, insomma. Però è importante notare queste cose. Quindi è stato martirizzato sotto Diocleziano, quindi nel periodo peggiore, ecco, nell'ultima e più feroce persecuzione. Ora, di lui prenderemo in considerazione, insieme al nostro autore, due brani. Stavolta si tratta di brani tratti dal testo di Resurrezione che si trova edito da Città Nuova. Allora, il De Resurrezione è concepito da Metodio in forma di dialogo sul modello dei dialoghi di Platone. Così si ribadisce l'ispirazione platonica della scuola di Alessandria, no? Il primo brano è posto nell'ambito di una discussione tra alcuni personaggi che sostengono la tesi di Origene per cui il corpo che risorgerà non sarà lo stesso perché costituito dagli stessi elementi materiali, ma per l'eidos, la forma distinta dall'anima, che rimane sempre la stessa anche se la materia del corpo cambia. E altri personaggi, fra cui lo stesso Metodio, che avversano questa tesi. Nel brano in questione viene fatto un paragone tra il nostro corpo e quello di Cristo. Ora ascoltiamo con attenzione. Supponete che qualcuno proponga di considerare il corpo di Cristo, dal momento che è chiamato il primogenito di coloro che risuscitano dai morti e primizia di coloro che sono morti, e dica che siccome questo è risorto, e anche noi dobbiamo attenderci che i corpi di tutti risorgano come è risorto Cristo, così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Allo stesso modo in cui Cristo è stato fatto risorgere. Ma questi, continuerà a dire, il corpo di Gesù è risorto anche con la carne che aveva e con le sue ossa, come lo stesso Tommaso dovette convincersi. Noi per nostra parte diremo, ma il corpo di Cristo non fu fatto da volere di uomo, frutto del piacere compagno del sonno, citazione di Sapienza 7.2. Generato nella colpa, concepito nel peccato, Salmo 57, ma nacque da Spirito Santo, dalla potenza dell'Altissimo e dalla Vergine, mentre i vostri corpi
sono opera del sonno, del piacere e delle sozzure. Ora, chiaramente qui non ci interessa a noi entrare, come nota anche l'autore, nel merito della polemica su come saranno i corpi, su come non saranno i corpi, quello che dice Origene, non fa niente. È chiaro che qui ci interessano, l'abbiamo già capito, le ultime parti di questo brano, no? Leggo. Alla generazione del nostro corpo vengono ascritte tutta una serie di connotazioni negative che sono invece totalmente assenti dalla generazione del corpo di Cristo. Il nostro corpo è stato generato da sangue, da volere di carne e da volere di uomo. E queste in realtà sono espressioni mutuate dal prologo del Vangelo di San Giovanni, i quali non da volere di carne, né da volere di sangue, né da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Questo si legge nel prologo del Vangelo di San Giovanni. Mentre Cristo è nato da Spirito Santo, con la potenza dell'Altissimo, il nostro corpo è frutto del piacere, cioè dell'unione carnale, mentre quello di Cristo è nato dalla Vergine. I nostri corpi dunque sono opera del piacere e delle sozzure, mentre quello di Cristo no. Che cosa Metodio precisamente intenda quando parla di sozzure non è facile definirlo, ma certamente nel suo pensiero è qualcosa che ha a che fare con la corruzione. Allora, facciamo un'osservazione. Che cosa vuole intendere un pochino Metodio? Allora, qui c'è un passaggio. Metodio riporta, interpolando delle parafrasi sue, il passo di Romani 8,4, ma la sua citazione è inesatta. Cioè, bisogna leggere un altro brano. Allora, chi parla qui in questa contesa contro Origene non è Metodio in persona, ma è Proclo. Queste affermazioni sono messe in bocca a questo Proclo. Quindi l'autore si chiede: ma Metodio era d'accordo con Proclo oppure no? Allora, più avanti nel dialogo, stavolta in prima persona, cioè Metodio si attribuisce a sé queste parole, affermando: ciò che era impossibile alla legge naturale del bene in noi, in quanto era senza forza, Dio rafforzò mandando il suo figlio ad assumere una carne uguale alla carne del peccato. Infatti, ciò che appariva era reale, non un'illusione. Allora, innanzitutto la citazione che fa, questo è un passo della lettera ai Romani, 8 capitolo 4, non è del tutto esatta, perché lui, parlando del corpo di Cristo, dice una carne uguale alla carne del peccato. Però il testo originale non dice così, perché il termine greco non è uguale, ma è homoiomati, quindi simile, immagine, ritratto, copia. È quindi corretto dire che il figlio ha una carne non uguale alla carne del peccato, ma una carne a somiglianza della carne del peccato. Ci ricordiamo la volta scorsa quanto questo punto era stato approfondito dal grande Origene. Ora però, Metodio non sconfessa nessuna delle affermazioni di Proclo, perché dice appunto che il corpo di Cristo nacque da Spirito Santo, dalla potenza dell'Altissimo e dalla Vergine, invece i nostri corpi sono opera del sonno, del piacere e delle sozzure. Quindi precisa che il corpo di Cristo era reale. In ogni caso, cosa si può affermare della concezione di Metodio? Bisogna vedere un altro brano. Ed è questo. Poiché prima che venisse dato il precetto, Dio prese dalla polvere della terra e plasmò l'uomo,
Noi vivevamo liberi dal desiderio e non avevamo alcuna conoscenza degli attacchi da parte dell'insensata lussuria, la quale, insieme alle distrazioni seducenti del piacere, ci spinge alla dissolutezza. Quindi qui Metodio parla della condizione iniziale dei progenitori in cui erano esenti dal desiderio. Quindi non si desideravano sessualmente, mi si perdoni il termine esplicito, l'uno con l'altro. E questa condizione da che cosa era dovuta? Dal fatto che erano stati plasmati direttamente da Dio. Il libro della Genesi ci dice che Dio ha creato l'uomo direttamente, la donna l'ha plasmata dalla costola dell'uomo. Quindi, egli parlando di libertà dal desiderio, probabilmente intende genericamente il desiderio di ciò che è proibito. Perché poco dopo dice: come si può desiderare e avere voglia di ciò che non viene proibito e di ciò di cui non si ha bisogno? Pertanto l'apostolo disse: non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Però successivamente Metodio è più specifico, affermando che i progenitori non conoscevano gli attacchi della lussuria che insieme alle seduzioni del piacere spinge alla dissolutezza. Ed è evidente che qui non si parla più di pensieri relativi a pensieri sensibili, a piaceri sensibili in generale, ma il disordinato desiderio carnale che stimola alla ricerca del pianeta del piacere sessuale. Quindi, alla luce di tutti quanti questi scritti, si può ragionevolmente, lecitamente e con alto grado di probabilità pensare che anche Metodio, parlandone in termini così negativi, e per il fatto che afferma che Adamo ed Eva, nella condizione di prelapsaria, non sentivano il desiderio che porta alla concupiscenza, quindi che porta all'unione e alla dissolutezza, alla lussuria e alla dissolutezza, alla luce di tutte queste cose, si può dire che anche per questo padre l'attuale generazione dell'essere umano, quindi attraverso il piacere sessuale, non facesse parte della condizione primordiale, o se si preferisce il termine più tecnico-teologico, che è protologica dell'umanità. Noi stiamo parlando proprio della protologia, si chiama così questa branca della teologia, perdonatemi, insomma, il vocabolario è complicato, però questo è protologia deriva dal greco, protos significa il primo, l'originale, l'originario meglio ancora, e logia significa discorso, da logos, quindi il discorso sulle origini. Noi stiamo certamente facendo un discorso sulle origini, perché siamo proprio dentro il contesto del peccato delle origini, quindi originale. L'ultimo autore della scuola di Alessandria che andiamo ad esaminare è Didimo il Cieco. Ora, Didimo nacque ad Alessandria, di nuovo abbiamo quindi un cittadino, nel 312 e morì tra il 395 e il 399. Si chiama Didimo il cieco perché divenne cieco all'età di 4 anni e, attenzione, lui rimase laico per tutta la vita. Eppure fu per circa mezzo secolo il capo della scuola catechetica alessandrina. Pensate che tra i suoi discepoli ci furono niente poco di meno che San Girolamo, uno dei più grossi pozzi di scienza mai esistito nella storia, veramente un uomo dalla cultura, oltre che dall'intelligenza straordinaria proprio, e Rufino di Aquileia, insomma, un altro bel personaggio dal calibro elevato. Ora, il contesto storico. Sappiamo che c'è stato il concilio a Nicea nel 325 e il concilio a Costantinopoli nel 381. Il concilio di Costantinopoli approfondì la tematica dello Spirito Santo,
I primi secoli, o meglio, tra il IV e l'VIII secolo, furono caratterizzati da fortissime polemiche ereticali che andavano sempre a colpire i due misteri principali della nostra fede: l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi o erano eresie cristologiche o erano eresie trinitarie. Tutte queste. E i primi sei concili le hanno stroncate, almeno sul piano dottrinale, perché poi sul piano pratico non sempre i risultati sono stati immediati, tutte quante comunque le hanno stroncate. Allora, per quanto riguarda la dottrina sulla Trinità, Didimo aderì al credo niceno-costantinopolitano. Per quanto invece riguarda l'apocatastasi delle anime umane, attenzione, questa è una dottrina ereticale di Origene, e egli purtroppo ne seguì gli insegnamenti. La dottrina dell'apocatastasi, questo mi si perdoni, ma questa è una dottrina che adesso sta tornando in auge. Io ho ricevuto anche contatti, ricordo di aver risposto a qualche mail di questo genere. Che cosa dice la dottrina dell'apocatastasi? Interpretando un testo di San Paolo dove si dice che alla fine tutte quante le cose saranno ricapitolate in Cristo e Cristo riconsegnerà il regno al Padre e tutti quanti saranno felici e contenti. Ecco, adesso sto semplificando, no? Che cosa dice Origene? Sì, questa ricapitolazione. Apocatastasi in greco significa ricapitolazione. Che cosa comporterà? Comporterà una cosa, un bel regalo, che anche i demoni, le anime cattive diventeranno buoni. Perché se tutto deve essere ricapitolato in Cristo, come fai a ricapitolare in Cristo ciò che è separato da Cristo? E quindi all'ultimo atto, quindi quando il mondo finirà, tutti diventeranno buoni. Sto semplificando chiaramente, però il concetto è questo. Questa dottrina è ereticale, eretica proprio in senso stretto, e per questo, anche se non solo per questo, Origene, davanti a Origene non c'è il San, non c'è il San. Questa dottrina oggi ritorna non in questa versione, in una versione peggiorata, perché è abbastanza diffuso, ecco qui apriamo una piccola parentesi catechetica, se no poi diventa troppo pesante, soltanto fermarci su questi alti autori teologici, magari l'apocatastasi, perché l'apocatastasi, sai, fino all'apocatastasi almeno i demoni stanno all'inferno e i dannati pure. No, oggi c'è l'apocatastasi immediata, cioè l'apocatastasi, questa ricapitolazione arriva al momento della morte della singola persona. D'accordo? Allora, la singola persona, qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa abbia fatto, sicuramente sta in paradiso. Basta semplicemente sentire il tenore anche di certi discorsi funebri. Tra l'altro, si badi che le norme liturgiche vietano espressamente al sacerdote di fare un elogio funebre durante l'omelia, che non si può fare, allora, perché i cuori riconosce soltanto Dio, anche se una persona sembra essere stata una brava persona. Ma tu che ne sai di quello che faceva? Cioè, essere stati esternamente una brava persona va bene, ma soltanto Dio può giudicare una persona. Cioè, come si fa? Che ne sai tu quello che faceva dentro casa? O quando stava da solo? O quando stava nella sua vita privata? Ma che quando uno sta dentro casa o quando sta a fare la sua vita privata non può commettere peccati gravissimi e mortali? Certamente sì. E mica ce l'ha scritto in faccia. Allora, noi oggi, c'era il Vangelo di oggi, insomma, ho appena messo online
un'omelia dal titolo un po' provocatorio, no? Non è provocatorio, è la frase con cui Gesù chiude il Vangelo. Dove sarà il cadavere, là saranno anche gli avvoltoi. Lì praticamente Gesù spiega che il cadavere se lo mangiano gli avvoltoi perché è voluto diventare cadavere, cioè morto. Un morto è una persona che si è allontanata da Dio, si è staccata da lui e vive in quello che la Chiesa chiama il peccato mortale. E se la morte ti coglie quando, nella condizione in cui tu sei nell'anima morto, cioè il cadavere, arrivano gli avvoltoi, i demoni ti prendono e ti portano all'inferno, perché sei già loro, gli appartiene la tua anima. E una volta che ti hanno messo le grinfie addosso, con le grinfie addosso non gliele toglie più nessuno. Quindi niente apocatastrofe, l'apocatastrofe non ci sarà né subito, quindi che tutti vanno in paradiso, e nemmeno alla fine. Non c'è. C'è il giudizio universale alla fine e la separazione dei buoni dai cattivi, ma i cattivi e i malvagi resteranno tali eternamente. Tutte queste cose, tra l'altro, tutte quante queste stupidaggini contribuiscono non poco al calo della vita di fede e di grazia di molti fedeli. Io questo l'ho sempre percepito come pastoralmente micidiale, perché cioè, non si può, ecco, in nome della, evidentemente, pur necessaria somma considerazione che si deve dare all'amore e alla misericordia di Dio, dimenticare però è che lui è anche giusto, che c'è la giustizia. E che per andare in paradiso, non è che vanno motivati in paradiso così, per andare in paradiso bisogna meritarlo. Usiamolo questo termine. Con le opere buone che io debbo e voglio fare, si dice nell'atto di speranza, no? Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna, attenzione, e le grazie necessarie per meritarla. Non è la stessa cosa vivere una vita, come dire, lontana da Dio, immersa nei peccati, oppure vivere una vita al servizio del Signore, astenendosi dal male, crescendo nelle virtù, facendo il bene. Non ci si può crogiolare sul fatto che alla divina onnipotenza certamente è possibile anche convertire un peccatore in punto di morte, certamente gli assalti che ci fa la divina bontà, volendoci risparmiare l'orrore della dannazione, sono continui, ma una persona che ha vissuto una vita di fedeltà e di obbedienza a Dio, quindi meritando il cielo, è chiaro che c'è un grado di gloria in cielo, proporzionale. Cioè, Dio guarda le nostre scelte, vede quello che facciamo, non è la stessa cosa prendere una direzione o prendere un'altra. Non è la stessa cosa fare una cosa o fare il suo contrario, non lo è? Allora, qui c'è soltanto un brano che è nell'opera contro i manichei, però è molto lungo. Attenzione che a causa di questa sua di questo suo cedimento, ecco, alla dottrina dell'apocatastasi origeniana, insieme ad Evagrio Pontico e Origene, fu condannato esplicitamente dal Concilio di Costantinopoli II del 553. Quindi si è beccato una condanna ecclesiale, perché appunto questa eresia è stata condannata e con loro tutti quanti gli autori. E tale provvedimento fu la causa della distruzione di gran parte della sua produzione letteraria. Allora, il brano è Contra Manicheos, capitolo settimo. Anche qui questo si trova soltanto nel Migne ed è stato tradotto dall'autore.
La carne di tutti gli uomini, scrive, viene all'esistenza dal congiungimento dell'uomo e della donna, diversamente dal primo creato e da quella che il Salvatore prese per sé. Il corpo dell'uomo, infatti, non è generato in altro modo se il maschio non ha relazioni intime con la femmina. Poiché dunque il Salvatore prese il corpo dalla sola Vergine, non avendo inizio dall'unione sessuale, Paolo chiama la carne del Signore a somiglianza della carne che viene dall'unione sessuale. Infatti non disse semplicemente che aveva il corpo a somiglianza della carne, ma a somiglianza della carne di peccato. La somiglianza della carne di peccato è carne, diversa dalle altre carni solo per questo, perché ha l'esistenza senza l'intervento dell'uomo. Bisognava infatti che colui che veniva per la salvezza degli uomini non prendesse il corpo dall'unione sessuale. Allora, mi fermo prima poi di andare a vedere l'autore su questa frase. Dobbiamo pensarci. Perché questo argomento è uno dei più forti, a mio avviso, come argomento al contrario, per sostenere questa ipotesi. Così come la totale assenza della vita sessuale nella famiglia di Nazareth. Perché? Noi, cioè, attenzione, qui non è che andiamo a chiedere a Dio i perché, a Dio non si chiedono i perché, ma i perché che non si chiedono a Dio sono quelli dei grandi misteri, delle cose che succedono, delle cose che non capiamo nella nostra esistenza, eccetera, eccetera. Capiamo anche attraverso questi cicli di catechesi, no? La teologia è, come dire, la filosofia applicata alle cose di Dio. La filosofia, che oggi è tanto disprezzata, e oggi poi la filosofia è scaduta proprio a livelli, è un altro segno dei tempi, no? La filosofia è la scienza più nobile che esiste, perché la filosofia si chiede i grandi perché. Io ricordo. Non vedevo l'ora di arrivare al primo liceo quando stavo al ginnasio per cominciare a studiare la filosofia. L'uomo che pensa, l'uomo che fa la cosa principale che deve fare, si fa delle domande, si fa dei perché e deve darsi delle risposte ragionevoli. Allora, al perché Cristo non è stato generato così, molti, anche tra i teologi, rispondono: eh sì. Non è stato concepito per opera dello Spirito Santo perché questa concezione straordinaria doveva essere, è la prova della sua divinità. Siccome è il figlio di Dio fatto uomo, non nasce come un uomo, non viene concepito come un uomo normale, ma viene concepito appunto divinamente, così dimostra che è il figlio di Dio. È un argomento. Basta questo? E se questo bastasse, va bene. Il primo figlio è Gesù Cristo. E perché non altri? E perché non marito e moglie? Perché? Se non c'è niente di male, perché? Attenzione, non c'è niente di male in senso assoluto, eh? Non sto parlando, mi ricordo, raccomando, eh? Cioè, perché non voglio far venire poi le nepaturnie. Il sacramento del matrimonio è il sacramento del matrimonio. Però teniamo sempre presente che anche nel sacramento del matrimonio, lo sentiremo dire da alcuni padri, l'infezione passa lo stesso, abbiamo già detto. Quindi l'atto diventa lecito, ma l'infezione passa. E l'infezione, vedremo, è proprio causata dalla modalità del concepimento. Allora, colui che veniva per la salvezza degli uomini non prendesse il corpo dall'unione sessuale, né d'altra parte lo prendesse al di fuori della successione degli uomini. E come primo uomo, dice, allora poteva essere creato direttamente da Dio, come Adamo. Quindi appare
affinché il suo corpo non fosse ritenuto di natura diversa. Tanti teologi si sono confrontati con questo, no? Doveva nascere da donna, perché? Perché se no cominciamo, come facevano già gli gnostici dei primissimi secoli, a dire che Gesù aveva un fantomatico corpo spirituale, che si sa bene che cosa sia. Se lui non ha un corpo uguale al mio, quindi non ha un'umanità identica alla mia e alla tua, eccettuato ovviamente il peccato, sia originale che attuale, noi non siamo redenti. Perché chi ha peccato è stato l'uomo, anima e corpo, come lo siamo noi. Tra l'altro, non mi ricordo se fu Sant'Anselmo d'Aosta, credo di sì, o Sant'Ambrogio, ma più Sant'Anselmo, mi ricordo. Comunque, un grande autore fece questa grandissima intuizione, no? Dice, guardate, che cosa è successo? Il primo uomo Dio l'ha creato da solo, poi la donna l'ha creata dall'uomo. Poi tutti gli altri uomini nascono dall'unione dell'uomo e della donna. Ce ne mancava solo una, no? Vediamo, chi ci arriva? Uno lo crea direttamente. La donna viene da un uomo e tutti quanti gli esseri umani vengono da uomo e donna. Quale forma ci mancava ancora? Un uomo che viene dalla donna, giusto? E questo era riservato all'incarnazione del Verbo, che doveva venire dalla donna, ma non perché Dio l'ha plasmato con la costola, ma per questa divina concezione per opera dello Spirito Santo. Proseguo la lettura della citazione. Se infatti anch'egli fosse stato formato dalla terra come il capostipite del genere umano, quelli che accolgono la falsa opinione del fantasma, questo corpo spirituale, accoglierebbero il sospetto e quindi questa opinione non presenterebbe il corpo umano secondo la verità. È quello che ho appena anticipato, quindi non mi soffermo. Al contrario, se avesse preso il corpo dall'unione sessuale, non lo avrebbe avuto differente dal nostro. Sarebbe stato ritenuto anch'egli soggetto però a quel peccato per il quale tutti quelli che discendono ad Adamo cominciavano ad esistere per successione. Se dicessero: se la causa di peccato è quella nata dall'unione sessuale dell'uomo e della donna, le nozze sono un male, ascoltino. Prima della venuta del Salvatore che toglie il peccato del mondo, tutti gli uomini, come compivano nel male tutte le altre cose, così anche avevano le nozze soggette al peccato. Prima della venuta del Salvatore, però. Perciò bisogna pensare allo stesso dei corpi generati dalle nozze, e questo perché l'unione di Adamo ed Eva avvenne dopo il peccato. E per questo il nostro corpo si dice carne di peccato. Essendo infatti incorrotto prima della trasgressione, trasgredendo divenne corruttibile e così la discendenza possiede la corruzione. Allora, che cosa dire? Allora, innanzitutto l'intenzione di Didimo è di difendere la liceità del matrimonio dopo l'avvento di Cristo. Allora, lui difende assoluta la liceità e la bontà del matrimonio dalla condanna della setta e lo fa affermando lo statuto post-lapsario delle nozze. Quindi, come infatti prima della redenzione di Cristo ogni azione degli uomini era compiuta nel male, questo speriamo che tutti quanti ci credano, prima della redenzione di Cristo era impossibile non peccare. Anche qui Sant'Agostino faceva questa triplice distinzione. L'uomo privo della grazia di Dio non può non peccare. Non può. L'uomo che riceve la grazia di Dio, attenzione, può non peccare, se vuole ovviamente. In paradiso l'uomo non può peccare. È completamente fuso in Dio, che è impeccabile, e lo diventa anche l'uomo in paradiso. Appena arriva la visione beatifica, l'uomo non è proprio più capace di fare un peccato, neanche minimo. Quindi, prima della giustificazione fa solo peccati. Giustificato può non farli. In paradiso non li fa.
detto in termini quindi, siccome tutte le azioni prima della redenzione erano soggette al peccato, anche i corpi generati mediante unione fisica lo erano. Per merito della venuta del Salvatore, però, anche alle nozze è stato tolto il peccato, poiché, come si dice nella lettera agli ebrei, il matrimonio è onorato e il talamo è immacolato. Quindi capiamo anche. L'abbiamo detto nella puntata dove abbiamo parlato del sacramento del matrimonio e della dottrina della Chiesa sulla sessualità. Cosa ha fatto Cristo? Ha tolto la peccaminosità dalle nozze. E questo lo va istituendo un sacramento. Cioè, allora, riprendo questo argomento, no? Cioè, ma voi capite quanto è grave che oggi si siano completamente perse queste cose, si è perso il senso del peccato? Cosa gli vai a dire tu a una coppia di ragazzi che vanno a convivere e che ti dicono: noi conviviamo e non abbiamo fatto, ma non ci abbiamo nessuna intenzione di lasciarci, noi ci rispettiamo, abbiamo fatto i figli, li educhiamo. E poi ci sposeremo perché in ogni caso noi abbiamo già deciso che la nostra unione è per sempre, solo che è un problema di tempo, è un problema che non ci siamo organizzati, è un problema economico, è un problema che non possiamo fare, però lo faremo. Vogliono spiegare che fino a quando non c'è il sacramento del matrimonio, ogni atto che fanno è un peccato mortale. Perché questo è. E l'effetto, diciamo così, principale del matrimonio è proprio la rimozione della peccaminosità di quest'atto. Ecco perché, cioè, voi sapete, no? C'è gente che dice: vabbè, oggi si sta perdendo la fede, è meglio che uno si sposa al comune, perché tanto se deve andare a fare la pagliacciata in chiesa è meglio che non lo fa. Che dite? Io anche quando ero più giovane, molto prima di entrare in seminario, giovane giovane, quindi dal carattere intraprendente e focoso, dicevo: ma certo che è così, vero, giusto, qualcuno deve essere coerente, c'è a fare sposarti in chiesa. Giovanni Paolo II, anche nella Familiaris Consortio e non solo, papa di quando io ero giovane e non solo, assunse la posizione, diciamo così, più morbida possibile. Cioè, se due battezzati chiedono di sposarsi e capiscono, tu gli fai fare il corso prematrimoniale, li sposi. E li fai sposare meglio, perché i ministri sono loro. Perché? Per due motivi. Dice: primo, perché il matrimonio è comunque fondato sul diritto naturale e non sul sacramento. Ma secondo, perché si sposano, poi comunque non vanno a messa mai. Continuano a bestemmiare, a fare una vita disordinata, ma almeno, una montagna di peccati mortali non saranno commessi, perché almeno questa coppia, quando stanno insieme, non peccano. E certo, non è il massimo, ma niente, non è. Proseguo la lettura. Tuttavia, poiché l'unione di Adamo ed Eva avvenne dopo il peccato, il nostro corpo è carne di peccato e tutta la discendenza di Adamo possiede la corruzione. Quindi, in ogni caso, Didimo afferma che la generazione sessuata è cosa che è cominciata dopo il peccato e con Origene afferma che è per questa generazione che viene concepita e trasmessa la carne di peccato. Quindi, siccome i docetisti dal greco docheo, no, dicevano che l'umanità di Cristo è soltanto apparente, eresia dei primissimi secoli, ma che è sempre riemersa un po', ecco.
Allora, Didimo asserisce che per confutare le posizioni eretiche dei doceristi in anticipo, il verbo si è incarnato, quindi non ha voluto essere creato dal nulla, ma si è incarnato per entrare in questa successione degli uomini. Però finché non fosse contaminato, non poteva essere generato tramite unione sessuale, ma lo prendesse dalla sola Vergine. E quindi, in base a questo, possiamo concludere che il pensiero di Didimo è molto simile a quello di Origene. Ora, tanto perché cominciamo a riflettere, no? Pensiamo alla luce di queste cose quanto sia importante il celibato sacerdotale. Potrebbe andare un prete a celebrare la santa, a celebrare la santa messa, anche se sposato, quindi anche lecitamente. Poi vedremo alcuni brani dell'Antico Testamento più avanti, no? I sacerdoti nell'Antico Testamento erano sposati, ma quando dovevano ufficiare, dovevano avere un tempo di astinenza dalla moglie, perché c'era sempre questo legame. Questa cosa, che macchia un pochino, non è compatibile con il culto di Dio. Oltre alle tantissime altre cose, dentro la tutela del celibato ecclesiastico c'è anche questa. Questa ipotesi che stiamo approfondendo certamente darà molte argomentazioni forti a queste considerazioni. Bene, per ora ci fermiamo, ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana con la mia benedizione. Che Dio sempre vi benedica, la Santa Vergine sempre vi protegga.